Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video assaggi. Oggi assaggerò questi due tipi diversi di patatine trovate al Teddy. Allora, inizierei con queste. Sono non lo so, comunque sono prodotte in Germania e sono chips bacon and cheese. In italiano c'è patate fritte al gusto bacon e formaggio, patate selezionate, olio di semi di girasole, aroma di bacon e formaggio, maltodestrina, sale, zucchero, aroma di lievito in polvere, estratto di lievito, cipolla in polvere, peperoncino, olio di semi di girasole, acidificante, paprika affumicata, può contenere glutine e latte a caso. Beh, apriamolo bene, che spacca. Puzzano di formaggio tantissimo. Hanno un odore strano. Sono normali chips, non so se voglio di assaggiarle, perché l'odore di formaggio sono formaggiosissime dall'odore. Invece il sapore è totalmente bacon, no, si sente il formaggio nel sapore, ma non, cioè l'odore sa proprio di quel formaggio fuso tipo. Non lo so. C'è anche nel sapore, ma il sapore sente di più anche il bacon, l'affumicato. Cipolla in polvere, peperoncino. È stato di lievito. Non capisco. Non capisco come faccio a sapere così tanto di formaggio. Ah. Allora, non sono male, ma ho mangiato 4, direi che anche basta. Cioè, secondo me sono patatine che mangiare troppo stufano. Non lo so. Poi ho preso queste perché ero incuriosita. Il fatto che fossero American fries barbecue curry style, già barbecue curry assieme secondo me non ci sta, cioè non ci sta. Comunque queste qui sono della Xox Snack ungebacht seit, cioè si fa Schnack sarebbe in tedesco, ungebacht seit 1908. Di Liebenbachen, site 1908, non fatemi vedere in tedesco perché non me lo ricordo più. Allora, snack a base di mais, patate, al gusto di curry e barbecue. Ingredienti: 52% semola di mais, 28% olio di girasole, 8% granulato di patate, zucchero, maltodestrina, sale marino, paprika in polvere, pomodoro in polvere, 0,6% curry, cipolla disidratata, proteine idrolizzate del mais, proteine idrolizzate di colza. Ribes neri in polvere, pepe, sale commestibile, estratti di aromi, può contenere tracce di arachidi. Con semola di mais granulato di patate proveniente dall'Unione Europea. Secondo me il ribes nero non è che l'abbia acidita perché. Ah! Cioè, è proprio il festival delle spezie questo. Abbiamo detto che c'è paprika in polvere, pomodoro in polvere, curry, cipolla. Ero curiosa perché appunto non erano le solite chips, ma erano questi bastoncini di mais. Allora, tanto odore. Sento la paprika. Sono un po' inconsistenti. Cioè, non so se capita anche a voi, ma come tutte queste cose qui di mais, cioè, le metti in bocca e si sciolgono, cioè sembra che non stai mangiando niente. Però sanno di, oddio, curry barbecue, no,
paprika, la di più. Il barbecue onestamente non lo sento, forse c'è un retrogusto di affumicato. Vago. Non lo so. Non sono male. Ne mangi due e dici, troppo speziate. Però dici, ma questo ho mangiato niente, sono inconsistenti, quindi io ne voglio mangiarli ancora. In Deutschland gibt es die Qualität ohne Geschmacksverstärkende. Boh, insomma, senza, cioè senza sapori artificiali, tipo. Credo. Sonnenblumenöl, che è l'olio di girasole. Zusatzstoff, non lo so. Non so, sono un po', cioè sono quelle cose che comunque ti percezione di formaggio, cioè troppo questo è troppo formaggio, questo è spezia non finire, sono quelle cose che veramente ti privano della capacità di sentire altri gusti, sono talmente tanto spezzate che ti, non lo so, non lo so, senti solo queste spezie, non riesco a spiegarmi, invece sono quelle cose, questi qua l'odore mi dà fastidio, non fa paura, ma l'odore mi dà fastidio. Poi dopo aver mangiato quelle non sanno quasi di niente. Questo è adatto per i vegetariani, Vabbè qua, nonostante, vabbè, con un coso questo, non lo so. Ah! È Gestalt mit bestem Sonnenblumenöl, quindi prodotto con il miglior olio di girasole. Ohne Geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Prodotto senza cose, probabilmente. Con semola di mais granulato e prodotto proveniente dall'UE. Boh, qua non c'è scritto niente per i vegetariani. C'è il marchio Teddy, però. Mentre questo no. Ah no, sì, anche qui, anche qui. Tra l'altro questo stava per lasciarli giù perché non riuscivano a far passare il prezzo. Avevano appena aperto il negozio, non riuscivano a far passare la sede. Non riuscivano a far passare il prezzo alla fine. Mi ha fatto passare lo stesso, ma forse l'hanno se ne stavano giù. Non penso che li troverò ancora e non penso che le comprerò ancora comunque, perché no, no, no. Ah, non lasciano un cattivo sapore in bocca, però boh. O se invece non sono più buone. Beh, detto questo, quelle le pagate un euro. In teoria ne erano 25, ma in realtà un euro. Perché appunto non passava il prezzo. Costa anche un euro, quindi alla fine sono tutte e due 125 grammi. Alla fine ci sta se volete qualcosa di diverso. Mi preferite chiaramente queste, ve le consiglio. Una sana di barbecue e di curry, sana di paprika, però non sono male. Bene, detto questo, come sempre vi chiedo se voi avete questo meraviglioso negozio che è Teddy dalle vostre parti, se avete provato qualcosa di questi cibi strani provenienti dalla Germania, oppure comunque se apprezzate anche voi questo negozio. E niente, come sempre, grazie per aver visto il video, un bacio, alla prossima, ciao!